Venerdì 7 settembre, in primo piano nel TGL News, i controlli avvenuti sia nelle zone periferiche che in quelle centrali della città, condotti dalla Polizia Municipale, che nelle ultime settimane ha controllato 1.500 veicoli. In particolare, gli agenti hanno sanzionato 40 automobilisti per uso del telefono durante la guida, 20 per guida pericolosa o superamento dei limiti di velocità e ben 105 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Inoltre, 3 conducenti sono stati multati per guida in stato di ebbrezza alcolica o per uso di sostanze stupefacenti, 49 perché trovati in circolazione con la prescritta copertura assicurativa scaduta o addirittura mancante, 55 per omessa revisione del veicolo e 13 per guida senza patente o con patente scaduta. Tutti i dettagli li trovate sul nostro sito liberta.it. Rimaniamo sulla cronaca, visto che nella giornata di ieri, nell'ambito dell'attività di controllo antidegrado nella zona compresa tra la stazione ferroviaria e i giardini Margherita, la polizia municipale ha individuato 2 cittadini stranieri in evidente stato di ubriachezza, intenti a bere alcolici in bottiglie di vetro, nonostante il divieto imposto dalla recente ordinanza. Dopo le prime verifiche sul posto, i 2 uomini sono stati quindi condotti presso l'ufficio di fotosegnalamento della questura per l'identificazione. Al termine degli accertamenti, visti anche i precedenti giudiziari, il prefetto di Piacenza ha emesso per entrambi un decreto di espulsione. I 2 cittadini stranieri sono stati inoltre denunciati all'autorità giudiziaria per manifesta ubriachezza. Oltre 130 banchi provenienti da tutto il mondo, di cui una ventina piacentini, con specialità gastronomiche ed artigianato, stanno affollando viale pubblico passeggio e non solo, da oggi fino a domenica, con la 14ª edizione del mercato europeo. L'iniziativa è promossa dall'Unione Commercianti e dalla Federazione Italiana Venditori Ambulanti, un appuntamento molto atteso dai piacentini. Una galleria di arte, musica, teatro, moda e un auditorium da oltre 400 posti. Sarà un contenitore storico, culturale e di intrattenimento l'ex chiesa di San Lorenzo, collocata di fronte alla Tribunale di Piacenza. La ditta che si è aggiudicata il bando di gara indetto dall'Agenzia del Demanio si occuperà di riportare questo gioiello trecentesco agli antichi splendori, restituendogli la meritata consacrazione perduta negli anni. La nostra edizione termina qui, il TGL News torna più tardi.